Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo su Granny 3 versione Steam, versione PC, è uscita da poco, quindi che fa, non te la va a provare anche su PC? L'abbiamo fatto un bel po' di tempo fa su Android ovviamente, e adesso è uscita anche la versione PC. Graficamente sembra molto molto migliore, quindi andiamo ragazzi, che fa, non te la vai a provare, andiamocela a provare. Allora, ovviamente guardiamo l'intro, lo facciamo in easy, partiamo in easy, io parto sempre in easy in questi giochi e poi, casomai, aumentiamo un po' la difficoltà. Queste sono le modifiche che possiamo fare, quindi nulla di diverso rispetto alla versione Android. Slendrina la teniamo, il nonno lo teniamo, e vabbè, il nonno ce lo teniamo. Se lo togliete il gioco diventa molto più facile. Graphic va bene, AIG va bene così, si va? Si va. Ragazzi, supportate sempre serie e canale, mi raccomando, seguitemi anche su TikTok ed Instagram. Guardate che grafica. Dico, non sarà top dei top, però rispetto alla versione Android è sicuramente migliore, no? Anche perché schermo più grande, avete più opportunità di vedere le cose nel dettaglio, soprattutto quando Slendrina vi rompe le scatole. Che poi io non ho capito perché sono venuto qua. Io ancora oggi me lo spiego, dopo tanto tempo all'uscita di sto gioco, io ancora mi spiego il motivo per cui sono venuto qua. Dettagli, dettagli. Adesso qua gli jumpscare di Slendrina saranno veramente degli jumpscare. Quindi occhio, occhio che ci prenderemo paura oggi. Ovviamente non so se lo completerò, anche perché devo ricordarmi un po' quello che c'è da fare pure. Che tipo l'abbiamo finito 2 secoli fa. Devo ricordarmi un po' quello che c'è da fare. Ovviamente sto giocando con mouse e tastiera, perché il gioco, ho provato il gamepad, per avanzare avanza, ma la visuale non possiamo girarla. Nonno, sei un faccia di capra, sappilo. Quindi se togliete il nonno dalle scatole, ragazzi, ve lo fate in 15 minuti sto gioco. Con il nonno in mezzo ai piedi, ovviamente ci metterete un po' di più. Anche per questo non so quanto durerà sto video. Quindi mettetevi comodi, prendetevi popcorn, ragazzi. Aspetta un attimo, mamma mia, controlli che mi ci devo abituare un casino. Allora, intanto prendiamo qua. Forza tizio, sgrimaldella più veloce che puoi, perché qua i nonni sono arrabbiatissimi, anche su PC, sappilo. Sappilo che quelli ti daranno tante mazzate che tu, veramente. Allora, qui abbiamo la porta dove inserire i due vasi con là. Qua qui dobbiamo aprire con la padlock key, se non sbaglio. Devo ricordare. Mamma, già abbiamo l'orsacchiotto Teddy lì. Grande. Di giù. Ma anche qua viene. Ma non me la ricordavo che veniva anche. No, non lo fa, non lo fa. Ho perso una vita così a caso, perché Granny qua in teoria non ci vieni. Com'è che hai deciso di venire qua? Faccia di capra. Iniziamo proprio benissimo. Io qua Granny non ce l'ho mai vista, tranne il caso in cui vi vede e vi segue fino a qua. Ma non proprio che viene qua. Prima volta che mi succede. Grande così. Granny, sei una faccia di capra. E l'orsacchiotto lo dobbiamo liberare lì. Anche perché ci serve, perché qua Slendrina rilascia le chiavi, rilascia gli oggetti. Dopo lo prendiamo, va, perché se prendo l'orsacchiotto. Anche perché qua la porta è chiusa, ma fatta entrare quella. Ah, l'ha aperta lei. Ah, è pure sto potere, faccia di capra che non sei altro. Allora, vediamo se c'è qualcuno. Ovviamente, noi con l'orsacchiotto in modalità facile possiamo andarlo già a lasciare. Giusto, perché... perché l'ascensore è attivo già. Quindi io mi aprirei questa porticina qua della cucina. Ci esploriamo un po' anche la cucina, perché da qualche parte ci deve essere pure l'anguria. Apri, apri, sgrimaldella, tranquilla, amico. Amico mio, sgrimaldella, come se non ci fosse un domani. Ok. Attenzione. Attenzione. Ovviamente. Ah, i fiammiferi. I fiammiferi. L'ascensore è qua. Vediamo se qui è possibile trovare qualcosina, ma... Vabbè, questa la andrei a mettere già, no? Che fa, me la tengo qua. Per ricordo. No, usciamo subito prima che viene Granny da questa parte. Allora, questa è la manovella del ponte, quindi... A che ce l'abbiamo in mano, che fa, la andiamo a mettere. Anche perché dobbiamo vedere che c'è in macchina. Come cammina sinuosamente lei, signora Granny. Ma tu torni o fai il giro della casa? Mi sa che torna. Raramente fa il giro della casa. Quindi dov'è che sta andando? Intanto mi metto questa qua. La giro, così abbassiamo il ponte. Dico, non ci facciamo nulla per ora. Sta tornando, infatti. Sta proprio tornando. E via. Piano, con calma e circospezione. Grannuccia.
Fatti gli affari. Granny, Slendry, per favore, non ti ci mette. Ecco, vedete che gli già. Da dove è uscita questa? Da dove è uscita? Ma voi l'avete vista? Io non l'ho vista. Già 2 giorni persi così a caso, ragazzi. Ovviamente se perdiamo io ci riproverò. Un altro giorno ci riproverò. Non lo so, alla domenica horror, vedremo. È perché vorrei scappare. Io se non sbaglio su Android sono scappato, però in difficoltà fantasma. Quindi mi piacerebbe effettivamente finirlo a difficoltà. Qua dobbiamo sgrimaldellare nuovamente. Che bello. Mi piacerebbe finirlo a difficoltà almeno facile. Il problema è che io come faccio a uscire l'orsacchiotto da qua? Mi sa che ho trovato la partita più sfortunata della serie. Cioè, come faccio ad uscire l'orsacchiotto da qua, che non appena lo prendo già Granny mi ammazza? Fatemi capire. Che già quella se ne viene qua. Infatti, butta sto orsacchiotto. Non sono stato io. Non sono stato io. No, non l'ho buttato lo orsacchiotto. Non rompe le scatole. Come faccio ad uscirlo da qua, sto orsacchiotto? Ho trovato la partita più sfortunata che potessi trovare. A meno che niente, ci armiamo di fucile non appena il nonno lo lascia. Perché altrimenti io sto orsacchiotto da qua non lo posso uscire. Giusto, Granny, perché tu sei una brutta persona. O a meno che me lo avvicino, però. Come me lo avvicino, che quella faccia di capra bazzica sempre qua. Io direi di lasciarlo qua. Andiamo alla ricerca di del fucile del nonno, va, perché prenderlo adesso è impossibile. Andiamo a prendere anche i fiammiferi che ci servono. Però mi servirebbe anche il tozzo di legno lì. Quindi aspetta, vediamo che c'è qua. Niente, fichi secchi. Prendiamo i fiammiferi. Qua abbiamo visto che non c'è altra. Non era qua. Granny, sei qua, facci di capra. Allora, il guarda, la sto tornando. Il pezzo di legno potremmo trovarlo anche in auto. Quindi io devo aprire dietro. Però attenzione a Grennuccia. Sta arrivando qua. Dovresti entrare in casa, no? Sì. Allora, li per favore. Ecco, gli jumpscare adesso si vedono come non mai. Per favore, Slendina, fammi fare il mio lavoro. Allora, le pietruzze cominciamo a raccoglierle, perché ce ne serviranno 3. O quantomeno 2. Però nel frattempo le raccogliamo. Allora, niente. Mamma mia, che partita sfortunata che ho trovato. Intanto prendiamo le pietruzze. Là c'è un'altra pietruzza, perché ci servirà per prendere i vasi con la slingshot, ovvero la fionda. Qua c'è qualcosa. Il nonno c'è, che mi rompe le scatole. Però non mi ha visto, meno male. Saliamo, va, ho capito. Siete tutti inospitali come le marmotte. Me ne salgo. Dove sei, Granny? Sei qua da queste parti. Faccia di... Qua potrebbe esserci anche qualcosina. Qua il nonno sta piantando. Per favore, Slendry, non ti ci mettere pure tu. Fammi vedere dove è Granny. Non è qua. E invece è qua, e invece è qua. E il nonno stava entrando, mi sa che mi hanno ammazzato. Dov'è il nonno? Che partita sfortunata che ho trovato. Eccolo qua il nonno. Eccola la Granny. Mi hanno chiuso, però io me ne fuggo. No, vabbè. Attenzione al nonno che mi spara da dietro. Brutte persone che non siete altro. Allora, niente. Il pezzo di legno mi sa che è sopra. Non essendo, che non è qua, dove potrebbe mai essere? Io prendo l'ascensore, va. Ma come siete inospitali? Io prendo l'ascensore e me ne vado. Mi butto da qua, vediamo se possiamo entrare. Via, via, via. Ok, piano. C'è niente qua. Qua abbiamo l'armadietto dove prendere. No, qua abbiamo direttamente il caminetto. Quindi buttiamo i fiammiferi. Questo lo sgrimaldelliamo. Dall'altra parte c'è l'armadietto delle armi. Qua non c'è niente. Ho trovato una partita sfortunata dove gli oggetti non si trovano. Che bello. Allora, qua possiamo eventualmente salire. Che fa? Saliamo, andiamo nel tetto. E anche perché qua non è che sto trovando il nonno, qua non dorme. Ah, ma non è qui che dorme. Io dovrei trovare il nonno che dorme. Così magari ci prende il fucile. Solo che qua mi vado a chiudere. Qua ci serve l'asse. Allora saliamo. E saliamo. Vai, non ti incastrare.
essere la mascella che vieni qua nella casa dei nonni e poi ti viene a incastrare. Lì c'è sempre il corvo che ci rompe le scatole. E qua c'è qualcosa qua, da queste parti, in questo tetto. Non riesco più a passare da lì. Attenzione. Oh, allora. Vediamo se c'è qualcosa da qua. Fichi secchi. Meglio così. Meglio. Allora, vediamo se c'è. Ah, guardalo dove è il legno. Riesco a risalire da qua, manco per i fichi secchi di sto mondo. Mi dovete far fare tutto il giro, giusto? Brutte persone che non siete altro. Siete le brutte persone. Allora, da dove ci rivado io? Risaliamo da qua. Vediamo se riusciamo a risalire da qua. Granny e company permettendo. Intanto dobbiamo trovare anche il fucile. Quindi vediamo se il nonno dorme. Ma manco per niente. Il nonno non dorme. Non c'ha sonno oggi. E fin quando il nonno non dorme. Mamma mia. Fin quando il nonno non dorme, noi ci possiamo aggrappare a tutto quello a cui possiamo aggrapparci. Perché l'orsacchiotto non possiamo prenderlo. Vieni qua, intanto questo lo inserirei qua, va. Vieni qua, grennuccio. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, tessera moscella. Vieni qua. Levati tu, non c'entri niente. Ho acceso? Mi pare di sì. Quindi damose. Damose, questi possiamo buttarli. E via, a prendere quello che nasconde il corvo. Veloci, veloci come il vento. Attenzione a grennuccia che ancora ce l'abbiamo dietro. Allora, signor corvo, che cosa mi dà? Che nascondeva qui sotto il sederino? La safe key? Ottimo. Ottimo. Io, da qua per adesso non ci facciamo niente, perché ci serve l'orsacchiotto. Ci serve l'orsacchiotto. Da dove ci andiamo alla safe key, visto che Granny gironzola qui? Andarci da qui è un pochino pericoloso, però ci arrischiamo, va. E levati tu, che non c'entri niente in questa storia. Tu sei pure morta. Allora, attenzione, grennuccia che era qua. Il nonnino non c'è. E niente, prendiamo... Ah, aspetta. Non era di qua. Non era la weapon key. Aspetta, eccoci qua. L'armadietto è questo. Quindi apriamo. Oh. Che mi date? Che mi date? La shed key. Mamma mia, la shed key. Come ci vado? Sempre da qui. Ci andiamo da qui, va. Il nonno dorme. Aspetta un attimo, io se non prendo il fucile qua non ci facciamo niente. Però io devo scendere sempre da là, quindi scendiamo da qua. Attenzione a questa mini piattaforma che c'è qua, perché se non la prendete vi rompete le zampe. E via, verso nuovi orizzonti, ci andiamo di qua. Sto durando un po' più del previsto. Allora, apriamo qui la capannina. Ok, via. Questa la buttiamo. Ecco il cocomero, non l'anguria. L'anguria era su Granny 1. Qua ci serve il cavo. Però non vorrei che la nonna fosse qua. Nonnina. No, no, invece c'è Slendrina che rompe le scatole. Slendrina, faccia di capra. Ok, che mi dai? La weapon key. Ok. Va bene, quindi direi di avviarci verso l'armadietto, no? Ci prendiamo la slingshot. Io volevo abbattere i nonni, però. Il problema è che il nonno non va a dormire. Proviamo nuovamente, vediamo se è andato a letto. Nonnino? Sei andato a letto, nonnino? Nonnino? Eccolo, faccia di capra. Aspetta che... Io vorrei attirare Granny. L'orsacchiotto è giù. Aspettate un attimo, adesso li attiriamo entrambi. Leva, Slendrina, per favore. Aspetta che prendo la munizione, va. Ok. Che Granny è lì. Sì, perché se non facciamo così, fichi secchi che noi togliamo quell'orsacchiotto da lì. Dove sei, Grennuccia? Grennuccia, dove sei? Dai, su, guardate. Eccola qua. Perfetto. Il nonno invece continua a dormire. Nonno, stai dormendo ancora? Guarda che c'è una fucilata pure per te, sappilo. Sappi che c'è una fucilata. Il nonno si è svegliato. Il nonno si è svegliato. Dov'è il nonnino? Nonnino? Vabbè, per adesso lasciamolo in pace. Il nonnino non lo so se mi può rincorrere, ma presumo di sì. Vediamo che cosa succede. Via, 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 via. Come se non ci fosse un domani. Nonnino può essere qui? Ovviamente sì. Io devo chiamare l'ascensore pure. Devo chiamare pure l'ascensore. Attenzione. Attenzione. Chiamiamo l'ascensore. Ok. Il nonno può essere qua? Sì. O no?
A me interessa Granny. Granny è più cattiva. Il nonno non c'è. Veloce con questo ascensore, però. Il nonno è qua. Il nonno è qua. Il nonno è qua. Come ne esco da questa situazione? Non lo sta arrivando. L'ascensore è arrivato. Però non lo so se. Il fucile non ce l'ha. E via. Nonnino, non mi puoi colpire da qua? E me ne vo. E me ne vo. E me ne vo. Tu sei senza fucile pure. Grande, grandissima manovra. Grandissima manovra. Ok. L'orsacchiotto l'abbiamo portato a destinazione. Meglio così, meglio così. Vediamo se c'è qualcosina anche qua. Purtroppo dovevamo prendere i vasi qua, però è una cosa alla volta. Lasciamo l'orsacchiottino qua. E Slendry, tu te ne puoi andare a fancucchia, perché adesso non spunterà più. Che bello. Vai, 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 sempre la faccia di capra, cioè. Vattene via. Allora, mi ha rilasciato la padlock. Chi? Ci serve giù, effettivamente. Quindi io questa la butterei qua. Solo che non abbiamo praticamente nulla con cui far cadere i vasi. Perché ci serviva o il fucile oppure la fionda. Siccome non abbiamo nulla di che, me ne riscenderei, va. E ripigliamo l'ascensore. La padlock, non lo so, ce la portiamo. Adesso non ci serve. Che cacchio è successo? Che cosa è successo? Fatemi capire. Com'è che sono morto? Queste cose succedono solo a me, ragazzi. È una cosa assurda. È una cosa veramente assurda. Ma veramente assurda. Ma stiamo scherzando. Mi rimangono 2 giorni. Mi rimangono. Tra l'altro il fucile doveva essere qua, no? C'è ancora il fucilozzo che ho buttato. Se l'è ripreso il nonno. Facce di capra. Vabbè, l'ascensore credo sia arrivato lì, no? Ancora dobbiamo trovare pure l'asse. Che fine ha fatto l'asse? E niente, io mi prendo questa. Allora andiamo a prendere la slingshot. Le pietruzze le ho ancora. E tu sei una brutta persona. Tu sei una brutta persona. Dammi il fucile, brutto essere. Ok. Benissimo. Benissimo. Con questo possiamo eventualmente prendere prendere i vasi, no? Anche con il fucile possiamo prendere i vasi. Sprechiamo un colpo, anche 2. Però, volendo, possiamo anche farlo. Mi sono perso. Aspetta che prendiamo un ascensore, va. Ma come? Ma non è vero. Che fa? Sale. E sali. Che vuoi che quando non voglio salire sale? Ma non è vero, ma come ho fatto a lisciarlo? Ma non è possibile che l'abbia lisciato. Non è propriamente possibile. E allora qua andiamo a prendere la munizione, va. Veloce, attenzione, potrebbe essere qua, no? Qua l'ho presa la munizione. Grandissima, qua ce n'erano, sì. Ma com'è possibile? Qua c'erano 2 munizioni, se non sbaglio, sì. Benissimo, ma io prendo l'ascensore. Grannuccia, aspetta, è qui? No. Sì, invece. Fermati, fermati. Nascondiamoci, che volete che vi dica? Ripremiamo veloce. Rinascondiamoci pure. Video verrà un po' lunghetto, ragazzi. Ma Granny. Abbiate pazienza perché io vorrei finire. Perché sento il rumore dell'ascensore. Guarda là, però fin quando non mi vede. No. Sta arrivando. Non mi ha visto però. Quindi perché stai venendo qua? Se sta andando. Piano, calma e circa. Se n'è andata. Grannuccia, guarda che ti sparo una fucilata in faccia. Poi vediamo. Perché vorrei risparmiarmi anche i proiettili. E via. E via. Attenzione Granny che ti sparo una fucilata. Allora, sciottiamo l'ultimo vaso. La chiave dovrei averla persa qua. La padlock. È rimasta qua. Ecco, infatti, è rimasta qua. Meno male. Allora. L'altro vaso è qui. Quindi sciottiamolo. Preciso. Allora, la chiave ovviamente ce la portiamo. Il fucile ovviamente non lo lasciamo qui. Ovviamente, me lo porto pure. Dunque, adesso dobbiamo recuperare i vasi e riempirli di acqua, giusto? L'altro vaso dov'è che è caduto, però? L'altro vaso è qua, e infatti, è perché mi sembrava strano che non l'avessi più trovato. Buttiamolo qua.
E l'altro vaso è giù. Benissimo, benissimo. Ripigliamoci il fucilozzo. Adesso siamo armati contro Granny e contro tutti. Quindi va benissimo così. Scendiamo. Scendiamo. Dobbiamo recuperarci l'altro vaso. Quindi lasciamo tutto qui dov'è. Andiamo a recuperarci l'altro vaso. Abbiamo un fucilo. Ecco. No, ma sta cosa non l'ho capita però. Perché ci muoio dentro l'ascensore? Stiamo perdendo dei giorni così a caso, semplicemente per i bug del gioco. Senza che mi muova ci vado a morire dentro l'ascensore. Boh, cioè, abbiamo praticamente fatto tutto. Quasi tutto, però. Dico, dobbiamo accendere anche il generatore. Mi manca l'asse, questo sì, però. Però, scusatemi. Dove sono finite le mie cose? Com'è che ci muoio nell'ascensore? Certe cose non me le spiegherò mai di Granny e Company. Sono arrivate. Ma vabbè che per adesso non ci servono. Però il fucile è scomparso. L'asse dov'è? Vabbè, usciamo da qua, va. Vabbè, sarà da queste parti l'asse. Magari era dentro lì e non l'ho vista. Poi vediamo. Intanto ci portiamo i vasi a destinazione, va. Magari è... Non è che era fuori l'asse. No, io non l'ho vista sta asse ancora. Cioè, abbiamo l'ultimo giorno così a caso. Perché ci sono morto all'ascensore. Ma com'è possibile? No, comunque ci riproveremo, ragazzi. Non sono soddisfatto di sta partita. Perché morire per i bug non mi va assolutamente. Cioè, se muoio perché non so giocare è una cosa. Ma morire per i bug, dico, abbiamo perso due giorni a caso. Allora, Granny, ti fai gli affarci tuoi, per favore. Non ti ci mettere pure tu. Andiamo a posa sto vaso. Forza, veloce, veloce. L'asse io non la vedo qua. Se non troviamo l'asse, fichi secchi, ragazzi. Fichi secchi. Qua non c'era l'asse, no, no. Qua non c'è. Non c'è, e qua non c'è. Dov'era? Allora, vaso. Era qua. E andiamo a recuperarci l'altro. Sempre piano, calma e circospezione. Via, via. Grennuccia, facce di capra. Non mi prenderai mai. Grennuccia, sono più veloce di te. Con chi credi di avere a che fare? Con Topo Gigio. Via, via. Verso nuovi orizzonti. Verso nuova sua sorella. Che fine ha fatto l'altro vaso? Scusate. Non l'avevo preso. Ah, perché sono morto. Non ho capito ancora perché prendo l'ascensore e muoio. L'altro vaso è qui, no? Sì. Ci credete che io ho paura a prendere l'ascensore a sto punto? Dobbiamo andare là, quindi buttiamo la chiave. Io ho paura a prendere l'ascensore, ragazzi. Prendiamo l'ascensore, che volete che vi dica? Si muove? L'ascensore è buggato, io ho cliccato. Vai. Non parte più l'ascensore. Si è bloccato. Si muove o non si muove? Si è buggato l'ascensore. Posso rimanere qua? Perché qua è tutta chiusa la zona. No, vabbè. Non ci posso credere. Ah, ecco, qua posso buttarmi effettivamente. Però, ma dai. Allora, facciamo una cosa. Magari da giù posso richiamarlo. Quindi la chiave la lasciamo qua. E mi prendo il vaso. Ma guarda te. Ma guarda te. Adesso dove stanno quei? Oh cacchio. Meno male che non ci sente il nonnino. Vai, scendi da questo posto malefico. Prendiamo. Ma guarda te, se io ero a due passi dalla vittoria. Vediamo se posso chiamare l'ascensore da qua. Altrimenti mi tocca risalire. Fammi vedere se scende quantomeno. Non scendere, si è buggato l'ascensore. Guarda là. Ma dai, ma già che ma che rottura di scala. Si è buggato l'ascensore. Si è buggato l'ascensore, ragazzi. Dobbiamo risalire. Come ci vado adesso sopra io? Ci posso andare dal tetto eventualmente. Ma io posso buttarmi eventualmente da qua o ci vado a morire? Vediamo. Meno male. Almeno questa. Se io lo chiamo da qua. Si è buggato l'ascensore, ragazzi. Che bella cosa. Che bella cosa. Non scende, no, non scende. Guarda là. Vabbè, ma tanto con il gioco buggato. Ma dai, Gesù, ma dai. Sei una brutta persona, Granny. Ah, vediamo se c'è il finale con il nonno che si mette gli occhiali anche qua. Ma credo di sì.
Credo di sì a sto punto. No, vabbè. Guardalo là che figaccione. Antipatico, ma figaccione, guardalo là. Vabbè, raga, abbiamo perso per il bug del gioco. Perché mi si è buggato. Sono morto due volte in ascensore. Cosa incredibile. E si è buggato poi, tra l'altro, alla fine pure l'ascensore. Quindi ci riproveremo, ragazzi. Magari alla domenica horror ci riproveremo. Perché è fattibile. Il gioco è fattibile. Quindi mi raccomando, supportate sempre la serie e canale facendo like. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video. Oggi torniamo su Prankster 3D. Torniamo a fare scherzi alla maestra. Dobbiamo fare il 6. Che cacchio t'aridi a fare? Che ti guardi tre porcellini? E adesso ti sfascio tutto, va. Allora, horror movie, mystery movie. Che gli mettiamo?